La programmazione socio-sanitaria del territorio va affrontata in modo trasparente, con il coinvolgimento di tutti gli attori, a partire da cittadini e lavoratori. Lo pensa la CGIL. Abbiamo ascoltato le parole del presidente Zaia all'inaugurazione del pronto soccorso di Dolo. Non è questo un dibattito che si può fare alle inaugurazioni o sui giornali. C'è bisogno del coinvolgimento dei sindacati, dei lavoratori, dei cittadini, delle forze sociali, di tutti i portatori di interesse nel variegato e profondo mondo della sanità veneziana. Da tempo il sindacato chiede un confronto serio e che dia soprattutto dei risultati. Chiediamo che si aprano gli stati generali della salute. C'è bisogno di una discussione profonda che metta in campo processi di innovazione, di cambiamento, di investimento, anche superando i doppioni che oggi determinano un cattivo utilizzo delle risorse nel nostro sistema sanitario. Ma per farlo c'è bisogno di mantenere gli impegni, c'è bisogno di attuare la programmazione sanitaria vigente, c'è bisogno di un patto vero nella costruzione del territorio che coinvolga i medici di base, la medicina generale, la sanità territoriale. C'è bisogno quindi di una discussione seria. Noi siamo disponibili a farla, ma chiediamo che ci sia trasparenza, mettendo al centro i bisogni di salute dei cittadini e facendolo nell'intero territorio dell'Unse Serenissima. Giordano infatti sostiene che questo lavoro non vada portato avanti a compartimenti stagni. Non è pensabile che ci sia una riorganizzazione dell'area di Dolo e Mirano importantissima senza tenere in conto che questa organizzazione sta dentro un sistema più complesso che quello dell'Unse Serenissima e che non deve in alcun modo determinare una riduzione dei servizi per quell'area, una riduzione delle prestazioni o una mancata applicazione della programmazione. Sappiamo tutti che ci sono voluti 10 anni per il nuovo pronto soccorso, servono invece oggi interventi urgenti, servono potenziamenti anche per le risorse in arrivo dal PNRR, ma mettendo al centro sempre soltanto i bisogni di salute. Il messaggio del sindacato è chiaro. Troppo spesso gli impegni sono rimasti solo sulla carta, troppo spesso quell'area, quel territorio così importante è stato depotenziato, lo abbiamo visto anche durante l'emergenza Covid, per cui come sindacato chiediamo subito che quegli annunci, quegli impegni, quelle idee vengano tradotti in una vera discussione che coinvolga tutti.